History for future. Benvenuti a History for Future da parte di Giulia Boari della Blogos Web Radio. Questo speciale della rubrica Sconfini nasce dai materiali prodotti e raccolti durante lo scambio internazionale che l'associazione YAP, Youth Action for Peace, ha organizzato fra giugno e luglio 2012 nei pressi di Montesole, in provincia di Bologna, e che ha coinvolto anche la nostra redazione. YAP è un'associazione attiva da anni a livello internazionale che organizza scambi bilaterali di volontari provenienti da paesi diversi e tra varie associazioni a livello internazionale, nazionale e locale. Allo scambio History for Future hanno partecipato 20 ragazzi fra i 18 e i 30 anni provenienti da 4 nazioni, alcune molto diverse fra loro per cultura, storia e geografia: Kosovo, Italia, Islanda e Serbia. Il progetto era suddiviso in due fasi principali. La prima fase ha coinvolto i membri di ciascun gruppo prima ancora di partire. Ogni paese ha infatti preparato un workshop sulla propria storia, che ha poi presentato durante i giorni dello scambio all'intero gruppo internazionale. Nella seconda fase, che si è svolta qui in Italia, la redazione della Blogos Web Radio ha tenuto diversi incontri di radiogiornalismo e montaggio ai partecipanti dello scambio. Attraverso le competenze acquisite, i ragazzi hanno intervistato i rappresentanti di ogni nazione e montato veri e propri servizi radiofonici, che vi stiamo riproponendo qui. La lingua veicolare, naturalmente, è stata l'inglese, così come in inglese sono le interviste che ascolterete. Al termine del progetto, tutti i componenti hanno realizzato un evento finale a Vado di Setta, una località sull'Appennino bolognese. Durante quell'occasione è stato messo in scena un talk show radiofonico dal vivo in cui sono stati presentati tutti i servizi realizzati durante lo scambio. Vi proporremo questo talk show come ultima puntata del nostro speciale di Sconfini dedicato a History for Future. In questa puntata di History for Future, il gruppo internazionale composto da Luca dall'Italia, Daniel dall'Islanda, Zariza e Katarina dalla Serbia e Fionda dal Kosovo intervistano il gruppo di ragazzi provenienti dall'Islanda sui contenuti del loro workshop. In questa intervista vi sarà inoltre un confronto anche con ragazzi delle altre nazionalità, che daranno un loro feedback riguardo la presentazione del gruppo islandese. Gli argomenti che vengono affrontati riguardano la partecipazione dei ragazzi islandesi all'interno di questo scambio nei pressi della provincia di Bologna, nel parco di Montesole. Come si sentono in un posto così caldo e immersi in una natura così diversa rispetto alla loro? Quanto la posizione geografica dell'Islanda, così lontano da tutti, ha influito sul suo passato storico e come si sta rialzando dalla crisi economica? La seconda parte dell'intervista interessa invece un gruppo di ragazzi provenienti dalle altre nazioni e viene chiesto loro un parere in merito al clima e alla natura islandese, e infine un commento riguardo al fatto che l'Islanda tuttora non abbia un esercito nazionale. Good morning, here is Radio Wild Sox. I am Daniel, Zorica, Kika, Fionda, and Luca. Today, a few Icelanders have come to our station to introduce their own country. Okay, thank you for your time. Please, can you introduce yourself? Augusta, 18, and from Reykjavik. My name is Hildur, I'm 29. My name is Árni, I am 23 years old, and I come from Reykjavik. Hello, I'm Gudrid Lape, from Hveragerði, 22 years old. I am Daniel, 23 years old, and I'm from Akureyri. And now, few questions for you. Hi guys, thank you for your time. It's been a long journey to come here. What is it like to be in this hot summer in Italy? It is really nice. We are much more outside than the people from the other countries, because we never have this kind of heat, so we use the chance to get a suntan. But in spite of a few sunburns, we are really loving it. Okay, can you explain for our listeners how much weather is different? The weather in Iceland in summer, it's much colder. We only go up to like 20 degrees, 15-20.
And it feels a lot hotter though, but it's actually quite cold in the summer. In the winter, we have like 0 degrees, some frost, always frost in the night, but it's not as cold as people think. We only go to like -10, I think, somewhere around that. But we don't have, like you have here in the summer, you have a lot of like spiders and flies and insects. We don't have as much in Iceland. We only have a few very small insects and wildlife. In the summertime, we also have daylight around the clock in the night as well. So it's like at 12 at noon, we have daylight, and like 2 o'clock in the evening, in the night, we also have daylight, but not sun. And it's very lovely. So that means also in the winter, we have a lot of darkness, and the sun comes up for maybe like 4 hours in the city, the least. So we don't get a lot of daylight in the winter, and it's very depressing. Well, in your opinion, how much of your history depends on your geography position, and further, on the particular geology in your country? It depends almost entirely on our geological position, since our isolation has created some unique customs that we really can't see anywhere else in the world anymore. And the geology has been a major player if you think about events like in 1783 when the Laki craters erupted and resulting famine in Europe that might have been the cause for the French Revolution. So it has been a major player. Okay, guys. Iceland has become a hot topic in international politics after time financial crisis in 2008. How is the situation right now? Well, the situation is getting much better. We haven't still quite recovered from the crisis, and unemployment rate is still quite high, and the bank system is still recovering, but we are getting better. But I hope that we will never get to the same point we were before, because I don't think it's good for the economy, not in Iceland or not anywhere else. But I think we need to get a bit more stable than we are now. But I believe it will happen in within the next 2 years or so. Okay, thank you, Hildur. Fionda? Can you introduce yourself? Yes, I'm Albin, and I'm from Kosovo. What do you like about the nature? I mean, the guys from Iceland represented their nature, and I found Iceland very beautiful, except these big waterfalls, and the geysers, they are very beautiful too. It's an amazing place who everyone can or could visit it in the future, so, I mean, it's a very beautiful place. Hi, I'm Julia from Bologna. If you get a chance, would you visit Iceland? Yes, I'd like so much to visit Iceland because it's a splendid highland with a lot of nature, and I like very much the glacial and the lake and the mountain, but things that maybe I don't like so much is the interior of the Iceland, because there are a lot of rock desert. Hello. Can you introduce yourself? Hello, I'm Magdalena from Serbia. Well, Magdalena, tell me, what do you think about, do Iceland need army or not? Well, actually, I like the fact that Iceland don't have army, because it shows that they are living in such peaceful country and how lucky they are. Thank you, listeners. We really enjoyed being with you. Hope you enjoyed too. Terminata questa puntata di History for Future, speciale Sconfini. Trovate tutte le interviste della rubrica sul sito www.ilblogos.it o su Podcast People, cercando la pagina della Blogos Web Radio. Un saluto da Giulia Boari e alla prossima puntata. Stay tuned! History for Future.